Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Si chiama Ali Manza, il parrucchiere 32enne di Pisa ucciso ieri in strada con una coltellata al torace. Hamza è stato ucciso davanti al suo negozio, dove ci sono tante foto con i clienti, seduti sulle poltrone, pronti per una nuova acconciatura. Poi gli scatti con i figli e con gli amici. Anche su Facebook, la sua è una pagina ricca di momenti felici, sorridenti. Una vita spezzata ieri quando l'acconciatore, originario del Marocco, è stato ucciso davanti al suo negozio da un tunisino che, poco dopo, si è presentato dai carabinieri. Hamza lascia una moglie e due figli piccoli. È bastato un solo colpo, che non gli ha lasciato scampo e ha reso vani i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto capire il perché di una tale violenza, consumatasi in uno dei quartieri più delicati e difficili della città della Torre, quello della stazione, da anni sotto i riflettori per i problemi di sicurezza e per le conseguenti polemiche politiche che ne derivano, con rimpalli di responsabilità tra destra e sinistra. Risse, aggressioni, violenze, fino al dramma in un caldo pomeriggio di una domenica d'agosto. Solo pochi giorni fa una rissa e a pochi un lancio di bottiglie che solo l'intervento della polizia municipale ha impedito potesse degenerare ulteriormente. Confcommercio aveva duramente criticato la situazione presente in zona stazione, chiedendo un intervento urgente e denunciando i pericoli per l'incolumità di cittadini, turisti e lavoratori. Il sindaco, da anni chiede un presidio. PD, Pisa città invivibile. Il sindaco di Pisa Michele Conti, le condoglianze mie e della comunità pisana giungano sentite alle famiglie. L'episodio che ci lascia costernati è, mi spiace ripeterlo con rammarico, la dimostrazione di quello che dico in tutte le sedi e a tutti i prefetti e i questori che si sono succeduti a Pisa negli ultimi 4 anni. Nella zona della stazione serve un presidio fisso interforze che faccia controlli mirati ogni giorno. Ho chiesto più volte di intervenire a questore e prefetto, ma sono rimasto inascoltato, come tanti cittadini che segnalano e chiedono maggiore attenzione. Pisa è ormai diventata invivibile e quella zona in un degrado senza ritorno, interviene il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Matteo Trapani, ecco la politica dell'aiuola stagionale cosa porta. La sicurezza non si fa con ordinanze, spot e annunci mentre vige un disinteresse totale. Serve cambiare pagina e investire su una vera riqualificazione urbanistica, sociale ed economica delle nostre zone più critiche, perché una città insicura non è una città vivibile. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.